Siamo nel meta oggi, ragazzi. Siamo veramente nel meta, quello alto, alto, alto. Veramente il meta con i baffi. Direbbe nonna. Non parliamo del drago bianco occhi blu, che anche si è potenziato in modo mirabolante, ma parliamo di Eldritch. Eldritch con una bellissima mistura con il signore Evil Eye. Evil Eye che in verità è un mazzo che nel momento dell'uscita si vide di più. Adesso invece è un po' passato sotto tono, sotto traccia, ed è un mazzo che, un core, più precisamente un engine, che ha trovato più fortuna nelle varie fusioni con altri engine. Oggi vi faccio vedere questa stretta di mano, insomma, tra Evil Eye e Eldritch, che a me ha stupito tanto e che in vero non ho visto fare ad altri giocatori, anche più esperti, insomma, di noi nella nostra sacrosanta gavetta. Perché è molto forte Eldritch? Perché Evil Eye potrebbe essere interessante. Allora, Eldritch è il T1, lo sappiamo, signori. Le statistiche delle partite online, di Dueling Book parlano chiaro. È uno dei mazzi, insomma, più di win rate più alto. Questo perché? Perché ha un engine che dà fastidio alla quasi totalità dei mazzi ed è anche, insomma, molto miscelabile con altri engine. Non ai livelli del miglior Sky Striker, anche se siamo lì lì. Infatti, penso che le prossime banned, insomma, a un certo momento saranno comunque impietose. E poi, terzo motivo ancora importantissimo, c'è quel boss, diciamo, c'è quel boss che fa delle cose bellissime, va in sinergia con le sue stesse carte di motore e quindi tra Trappole e The Goldenlord tu fai delle cose bellissime. Evil Eye, al contempo, è un engine che tenta di mettere sul terreno mostri che poi sono imbersagliabili, indistruttibili, non si può far nulla. Metti Gorgone, metti Serziel, metti quel maledetto occhio di Selene, con cui praticamente il mostro è indistruttibile, l'avversario ti deve distruggere l'occhio di Selene. Ecco, questi due engine insieme vanno l'uno a coprire le possibili fragilità dell'altro. E questa è una cosa molto molto interessante che tenteremo di andare a vedere in questo video. Ma passiamo alle cose formali. Allora, siamo con il signor Blue Eyes. Mi spiace, io amo così tanto il Blue Eyes che non voglio neanche sentirlo soffrire di partirsi. Mi spiace, ragazzi. Allora, ha messo in mano il signor Alternative, l'ho evocato rivelando il drago bianco occhi blu, con Baratto l'ha mandato al cimitero e l'ha pescato. Poi a Return of the Dragon Lord l'ha messo sul terreno, in questo modo potrà proteggerlo in seguito, con fa anche Phantasm in mano, ha una instant, ha il saggio con gli occhi di blu con cui può eventualmente ripartire o fare altri sync, insomma, bellissime cose. Si mette in mano Effect Veiler, mette l'incuribo e dice, poteva andare meglio, poteva andare meglio, però signori, ha fatto una scelta l'avversario, ha messo Twin Burst pensando che noi avessimo uno di quei mazzi a cui piace tanto attaccare, che non utilizzasse tanti effetti. Ha fatto una scelta, ragazzi. Comunque delle carte in mano le aveva, aveva il Phantasm che può essere anche un negate interessante, una entrap, insomma, non aveva cose bruttissime. Magician Soul, ragazzi. Ovviamente, come ogni mazzo del meta, non ho bisogno di parlare a livello economico. Qui siamo a livello di meta veramente molto alto. Quindi siamo veramente a livelli massimi, ragazzi. Non è che gli altri mazzi che facciamo vedere non siano di livelli massimi, però ecco, quelli sono sempre compromessi. Qui proprio parliamo di carte. Ce le andiamo a cercare, le carte più forti, costose, preziose, bla bla bla. Allora, Anima dei Maghi. Con Anima dei Maghi mandiamo direttamente dal deck un mostro incantatore al cimitero e la evochiamo. Molto bene. Mettiamo Pareidolia, bellissimo, la signora Spellfield dei signorini, occhio malvagio con cui aggiungiamo uno dei primissimi supporti usciti per Evil Eye, attualmente anche tra gli unici. Allora, Serziel, andiamo con Anima dei Maghi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato al cimitero perché, scusate, sì, Anima dei Maghi, perché Anima dei Maghi è molto molto forte in questo frangente? Perché ci permette di mandare al cimitero carte e dell'Evil Eye, ma soprattutto di Eldritch. Sappiamo che ad Eldritch piace molto avere trappole al cimitero, in modo da bandire a fine turno oppure all'interno del turno le varie trappole e settare direttamente dal deck altre trappole che poi ci aiutino a sviluppare le nostre strategie in seguito. Abbiamo messo Serziel, l'effetto di Serziel, Effect Veiler, giustamente, con cui lo andiamo a negare, ma purtroppo avevamo in mano comunque l'occhio di Selene. Possiamo fare Gorgone molto molto forte. E l'avversario, giustamente, comunque, signori, onore e gloria, l'avversario aveva in mano sto mondo e quell'altro, e l'avversario comunque aveva tutte le prerogative per fare un'ottima partita, e mette sul terreno Phantasm e pesca addirittura un altro Effect Veiler. Allora, occhio di Selene, qui andiamo a vedere la strategia più pura dell'Evil Eye. L'occhio di Selene che cosa fa? Può essere equipaggiato solamente a un mostro Evil Eye, non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti di carte dell'avversario, o l'avversario non può targettarlo con effetti di carte. O lo manda al cimitero, o distrugge prima Evil Eye of Selene, o trova il modo di sendarlo senza bersagliarlo. Insomma, un macello, ragazzi. Veramente, il mostro a cui viene equipaggiato guadagna anche 500, noi perdiamo 500. Ovviamente ci sono dei controbilancini, però ovviamente, ragazzi, cioè, nulla, assolutamente nulla da dire. E i mostri Evil Eye, una volta equipaggiati
con Ivalai of Selene fanno cose, e con appunto con Gorgone vorrebbe andare a, che cosa fa? Può targettare un mostro con effetto e nega i suoi effetti fino alla fine del turno. L'avversario vorrebbe utilizzare Phantasmay. Noi comunque avevamo in mano, grazie a Dio, la signora Ghost Reaper. Volevamo distruggerlo, però aveva il ritorno del signore dei draghi. Vedete l'avversario quanto assolutamente non aveva, l'avversario non le mandava a dire, non aveva assolutamente nulla di cui aver paura l'avversario. Io la ho Selene, vorrebbe, vedete l'avversario ce l'ha targettato, non ci ha fatto nulla, non ci ha fatto nulla, ce l'attacca con l'impuribo, va a tributare l'incuribo e il nostro mostro perde tutti i suoi punti di attacco. Comunque non ce lo va ad attaccare, fateci caso. Settiamo varie carte Eldritch, questa è la carta che va a tributare un mostro zombie e va a negare, la controtrappola insomma forte, questo è lo spacchino. Questa è una carta che tanti non utilizzano, ma io qui l'ho utilizzata e mi piace anche, a parte per l'arte che è veramente bellissima. Poi insomma Guardiano è molto molto carino, perché si speciala sempre come un mostro zombie, tra l'altro con 2500 di difesa, quindi può essere bello interessante, e può far diventare l'attacco di un mostro sul terreno pari a zero, quindi era molto molto interessante. Achero, vedete la strategia di Eldritch, bandisco e metto Eldrixir, che guarda caso è una carta che attivata mi fa evocare direttamente dal deck il Golden Lord. Bella ragazzi, Turno dell'avversario. L'avversario in battle phase ci va ad attaccare. Noi utilizziamo Eldrixir, signori, ed eccolo qui, The Golden Lord, direttamente in difesa, ce lo attacca. Conquistador. Evochiamo Conquistador. Perché abbiamo fatto queste mosse? Perché con Eldrixir abbiamo evocato lui, abbiamo un mostro zombie sul terreno, di modo che poi con Conquistador, avendo già un mostro zombie sul terreno, possiamo spaccare un mostro avversario. Eldrixir non è un mazzo difficile, signori, c'è il Golden Lord che è facilissimo da evocare e difficilissimo da distruggere. Tra l'altro può potenziarsi nel momento in cui abbiamo zombie sul terreno, abbiamo queste altre carte trappola che o bandiscono oppure distruggono senza nessun problema, distruggono proprio così, cioè senza nessun problema, basta che hai uno zombie, al resto ci penso io. Le carte, la cosa che rende Eldritch potente è che le carte trappola che vanno al cimitero poi si bannano e ci fanno andare altre trappole che ci servono sul terreno. Utilizziamo Guardiano, mettiamo Guardiano, va a zero l'attacco di Phantasmay. Come vedete, signori, abbiamo bloccato l'avversario in tutte le sue mosse. Adesso veramente si vede proprio la superiorità di Eldritch con Everglorious Golden Land. Andiamo poi. La cosa bella delle carte trappola è che si evocano come zombie, e quindi il signor glorioso, la gloriosa terra dorata, può applicarsi senza alcun problema, risolvendosi, andando a distruggere un mostro zombie e soprattutto negando una carta dell'avversario. L'avversario, da che aveva la superiorità numerica e di attacco, anche se vogliamo, adesso si ritrova con un mostro con zero di attacco e con nessuna carta in campo. Ora fa un po' ridere questa situazione, vedere Phantasmay così proprio piccolo, ridotto a un batuffolino Serziel. E qui, signori, il mazzo va fuori controllo. Aggiungiamo Basilius che si va ad evocare, possiamo performare tutte le nostre altre strategie. Ecco, prego osservare come va a lavorare il mazzo. Queste sono strategie proprio prettamente, veramente da YCS, da tornei mondiali. E mettiamo, signori, apprezzate anche uno dei boss veramente più pregnanti, più possessivi di questo mazzo bellissimo, Zerziel. Ci scrivono tra l'altro i mitici campioni over. Adesso sono da voi, ragazzi, non preoccupatevi. Lui può fare, se questa carta viene link summonata utilizzando un mostro con 2600 superiore di attacco come materiale, può fare un secondo attacco durante ogni battle phase. Se questa carta viene equipaggiata con l'occhio di Selene, può targettare una carta che l'avversario controlla e la distrugge. Per fare l'evocazione link, noi abbiamo mandato al cimitero Ivalai of Selene. Con l'effetto di Basilius, scusate, di Zerziel, l'abbiamo rimessa sul terreno e ci andiamo ad evocare Zerziel. Zerziel a questo punto va a spaccare il mostro dell'avversario. A questo punto, vedete, è un mazzo molto elegante, se vogliamo, Eldritch, perché vedete, con poco ti va a distruggere praticamente tutto, ti va a lasciare praticamente con una mano davanti e una dietro, come si suol dire, signori. L'avversario non ha più nulla, vedete, l'abbiamo lasciato senza carte in mano, senza carte sul terreno, proprio touché, tranquillissimamente, vedete. È un engine che mi piace tanto. Ora, Eldritch l'hanno mischiato con tantissime cose. Ovviamente la squadra più prima in classifica, diciamo, nella serie A di Yu-Gi-Oh! È certamente quella che si compone di Eldritch più Invoked. Benissimo, possiamo fare anche Eldritch più Shadow. Ivalai, insomma, è il terzo tra tutti questi. Ed è, se vogliamo, uno dei più poco apprezzati, secondo me, insomma, è un po' ingiustificato tutto questo lasciare all'angolino oscuro Ivalai. Ivalai può fare belle cose, come abbiamo visto, insomma, ha delle carte molto molto interessanti. L'unico problema, ecco, magari andiamo a vedere anche le fragilità dei, insomma, i possibili impasse che possono avere i mazzi. Ivalai deve avere Ivalai of Selene,
se non hai l'occhialetto dei 6 anni, non mi veniva proprio il termine, ragazzi, l'occhialetto dei 6 anni, quello che all'inizio ha Vegeta con coso, con come si chiama quell'altro, Napa, sì, se non hai l'aggeggino non funzionano gli Evalai, però nel momento in cui ce l'hai puoi andare a fare robe molto carine, il tempo lo guadagni grazie agli Eldritch, insomma puoi fare cose molto molto carine. Se ti piace questo mazzo, se ti piacciono queste carte, se stai cominciando o ricominciando a giocare a Yu-Gi-Oh, insomma signori, noi possiamo anche mandartela a casa, fornirti tutti i deck che vuoi, siamo un team, guarda sotto in descrizione e vai all'account Instagram oppure contattaci su Telegram, come vuoi, insomma, se vuoi questo mazzo, se ti abbiamo fatto venire voglia di giocare a Yu-Gi-Oh, insomma, noi possiamo inviarti direttamente tutto a casa tua. Ti piace questo mazzo? Mi raccomando, scrivi sotto nei commenti quel che ne pensi, condividi questo video con tutti i tuoi amici, condividi su Facebook, su Telegram, sui gruppi WhatsApp, ci sono tanti gruppi WhatsApp e Telegram a cui piacciamo tra l'altro noi, quindi vi ringraziamo signori come sempre di tutto il vostro supporto, ti ringrazio, ringrazio a te, proprio a te che hai visto questo video, perché anche semplicemente con la visione tu supporti la nostra abilità di fare video, ci permetti di rimanere qui su YouTube, quindi veramente ti ringraziamo, grazie, grazie, grazie ancora, grazie come sempre. Queste sono ragazze, queste, per scrivere così compulsivamente, però scriviamo prima ai campioni over, non preoccupatevi. Ecco, se ti interessa anche un gruppo di training, di coaching e di allenamento, guarda anche il link per il gruppo di allenamento sotto in descrizione e raggiungici anche te nella nostra grande famiglia del gruppo dei campioni over. Ehi, ti voglio tanto tanto bene, grazie ancora e noi ci rivediamo al prossimo video. Come sempre, stay over, stay over, stai sempre oltre.